Nel profondo della foresta, la tigre piange i suoi cuccioli. I cacciatori hanno trovato il suo nascondiglio, l'hanno colpita con una freccia e ucciso i suoi piccoli. Ferita, sanguinante, mamma tigre non ha potuto salvarli. Da quel giorno non smette di andare e venire, il cuore pieno di odio e di tristezza e di aggirarsi intorno ai villaggi. Una sera. La tigra attacca. Distrugge le case, divora i bambini, gli uomini, gli animali, ma questo non placa la sua rabbia. Al contrario, il giorno dopo attacca un altro villaggio, poi un altro e un altro ancora. Non appena scende la notte, ovunque echeggiano grida di terrore. Allora l'imperatore decide di combattere la tigre con il suo esercito. Interroga la vecchia, Lao Lao, che sa predire il futuro nei bastoncini di bambù. Maestà, non mandate il vostro esercito, dice la vecchia, renderebbe la tigre ancora più feroce. Solo una cosa può placare la sua collera: vostro figlio Wen. E dovrei sacrificare mio figlio? urla l'imperatore. No, maestà, vi prometto che non gli accadrà nulla di male. All'imperatore e all'imperatrice si spezza il cuore. Wen invece non sembra né triste né spaventato. Mentre finisce il bagno viene preparato il suo fagotto. L'imperatrice gli regala una giada perché lo protegga. Ovunque sarai, figlio mio, io sarò con te. All'alba l'imperatore accompagna Wen nella foresta. Ora devi continuare da solo, dice l'imperatore. Qui comincia il territorio della tigre. Non avere paura, non corri pericolo. Non ho paura, risponde Wen. Quindi oltrepassa il ponte e si inoltra nella foresta. Wen cammina a lungo. Poi, stanco, si addormenta ai piedi di un albero. La tigre ha sentito l'odore di Wen. Si avvicina. Sta per gettarsi su di lui, ma. non appena prende Wen tra le fauci, si ricorda che così sollevava i suoi cuccioli, e di colpo tutta la sua rabbia svanisce. Con delicatezza, la tigre posa Wen a terra. E si accuccia accanto a lui per riscaldarlo Hai fame le domanda Wenna al risveglio offrendole le provviste del suo fagotto Sai danzare la musica dei tamburelli La tigre non risponde ma lo conduce attraverso le montagne fino all'entrata di una grotta E la grotta Conduce fino al cuore del suo territorio. Wen è incantato. Un giorno, mentre la tigre riposa, Wen scopre la punta di freccia nella pelliccia. Lei si sveglia di soprassalto e ruggisce. Il ricordo della ferita ha risvegliato la sua rabbia e sembra sul punto di sbranare Wen. Ma in quell'istante... Sguardo spaventato di Wen ricorda la tigre quello dei suoi piccoli. La tenerezza di madre si ridesta. Allora solleva con dolcezza Wen per rassicurarlo. La tigre non attacca più i villaggi. Veglia Wen giorno e notte e gli insegna tutto ciò che serve a un cucciolo di tigre. Le stagioni passano e Wen cresce. Ben presto la foresta non ha più segreti per lui. A palazzo, nel frattempo, l'imperatrice è malata di tristezza. Si domanda se il suo bambino è ancora vivo. L'imperatore non può più aspettare. Decide di inviare l'esercito nella foresta per riprendere Wenna. Viene organizzata un'imponente battuta di caccia e vengono accesi dei fuochi. Wen e la tigre sono in trappola. Wen si mette davanti alla tigre per proteggerla da quell'immensa armata. Non tirate, grida. Indietreggiate! All'improvviso una voce femminile grida: "Lasciatemi passare!". È l'imperatrice che attraversa le fila di soldati per correre incontro a suo figlio. Wen riconosce subito il volto di sua madre. Tigre, dice Wen, ecco l'altra mia mamma. Voi siete le mie due mamme, quella della foresta e quella del palazzo. Ora devo tornare a palazzo per imparare ciò che sanno i principi, ma tornerò spesso perché non voglio dimenticare ciò che conoscono le tigri. La tigre... Spinge Wen nelle braccia dell'imperatrice e scompare nella foresta. Ogni anno Wen torna a trovare la tigre all'entrata della grotta, poi un giorno le porta un bambino. È mio figlio, dice. Tienilo con te il tempo necessario, il tempo necessario per insegnargli tutto ciò che deve sapere una tigre. Solo così potrà diventare un principe. Mi palampe, matiti na matiti, goani mi samo mi amaba.